poi qui ragazze voglio raccontarvi un'altra storia che magari vi ritrovate in questo contesto qua. C'è Tony Robbins che è un mega coach, un mega guru americano conosciuto in tutto il mondo, super super famoso, che è stato il mental coach, che ne so, di Serena Williams, avete presente? La sportiva Serena Williams, di Bill Clinton, di persone mega, il mental coach di persone pazzesche. Lui è proprio uno grandioso che dice delle cose incredibili, è un super mental coach. E io sono andata a Londra a fare un corso di formazione con lui, un corso di 4 giorni, 13.000 persone, una roba incredibile. E lui parla dei 6 bisogni dell'umanità, 6 necessità fondamentali che gli esseri umani devono avere per essere persone felici, appunto per non essere colpite dalla fame nervosa, della depressione, dello stress. Ci sono alcune necessità che dobbiamo andare a vedere, a procurarcele per essere persone felici e complete, perché lo sapete, i soldi non porta la felicità, sì, aiuta molto, è molto importante avere soldi, perché senza soldi non andiamo da nessuna parte, ma posso essere, appunto, ci sono persone ricchissime che poi si sono suicidate, perciò non è l'unica cosa, non è solo quello. I soldi, gli amici, ci sono tante cose che vanno a fare questi, a completare questi sei bisogni dell'essere umano per far sì che siamo persone felici, complete e felici. Quindi lui dice che uno di questi bisogni è la sicurezza. Dobbiamo sentirci sicuri. Sicuri nel nostro ambiente, nella nostra vita, nella nostra casa, è qualcosa che ad esempio non hanno le persone che vivono in ambiente di guerra, non hanno quella sicurezza qua che noi in Italia ce l'abbiamo, ok? Sì, col Covid abbiamo un po' avuto la nostra sicurezza minata, ci siamo sentiti un po', oddio, cosa sta succedendo? Per cui questo punto qua è andato un po' a sbilanciarti. Infatti, in questo 2020 ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che la fame nervosa nel contesto della chiusura, delle persone chiuse in casa, la fame nervosa è aumentata. Questo disturbo, che se si può dire così, non stiamo parlando di un disturbo medico, di cose grave, ma chi non ce l'aveva, magari ce l'ha avuta, gli è venuta, ad alcune persone è venuta anche se non aveva questo problema di fame nervosa, e altre persone invece che già soffrivano di fame nervosa hanno peggiorato, questa cosa è peggiorata, è aumentata la fame nervosa. Quindi questa insicurezza, la sicurezza ragazze è importante che io mi senta sicura nel mio ambiente, nella mia casa, nella mia famiglia, è una necessità degli esseri umani, sentirsi sicuri nel proprio ambiente. E tutto questo, perché vi faccio questa lista? Perché quando mi mancano determinate cose, potrebbe essere che io arrivi sul cibo, ok? Quindi l'insicurezza. Io ho bisogno anche, bisogno numero due, che dice Anthony Robbins, è la varietà. Io ho bisogno di avere una vita che varia, perché se ho una noia pazzesca, così come qualcuno me l'ha detto, mi ha scritto qua nella chat prima, se ho una noia pazzesca, potrebbe essere che io finisca per sfogarmi sul cibo, anche lì. Quindi la varietà è importante. E Tony Robbins fa un esempio bellissimo, no? Lui dice, allora, immagina, l'essere umano ha proprio bisogno della varietà, perché lui dice, immagina di andare al cinema, ti siedi a guardare un film e comincia questo film, è un film bellissimo, comincia che va tutto bene, le persone sono super innamorate e sono super felici, va tutto bene, è tutto perfetto. Il film va avanti e tu sei lì che guardi, wow, che bello, che belle sensazioni. Il film va avanti e va ancora tutto bene, le persone sono super felici, è tutto perfetto, wow, che bello questo film, tutto è, e tu sei lì che guardi, tutto bene, e il film finisce che va ancora tutto bene, tutto perfetto, le persone sono
innamorate. Insomma, in quel film non è successo niente, è stato tutto perfetto dall'inizio alla fine. Che noia! Che noia, è vero? Infatti, tutti abbiamo bisogno di problemi, perché sennò altrimenti ci buttiamo da un palazzo, perché abbiamo bisogno di varietà, abbiamo bisogno di cambiamenti, di pensieri, di crescita, e poi arrivo anche al punto della crescita, per cui anche dire oddio non voglio dei problemi non va bene, perché se tu non avessi problema ti spareresti, perché hai bisogno di varietà, ma anche varietà nella tua vita di tutti i giorni. Io ad esempio rischio molto, io sono una persona che amo essere sempre, fare sempre le stesse cose, uscire con gli stessi amici, mangiare la stessa pizza, fare gli stessi allenamenti. Io sono una persona che amo la ripetizione, una vergine proprio così, anche se non sembra. Cioè, per cui in realtà abbiamo bisogno di varietà, perché io vi stavo dicendo, io stessa quando sono in questa situazione qua di fare sempre tutte le cose sempre uguali, una parte di me è contenta, ma l'altra si sta annoiando da morire. E poi dico, sono un po' depressa, come mai? Perché insomma faccio sempre tutto uguale. Infatti nella nostra vita abbiamo bisogno anche di varietà. C'è qualcuno qua come me che vuole fare sempre le cose tutto uguale? O è come mio marito che cambierebbe tutti i giorni? Infatti lui è perfetto per me, perché è uno che cambierebbe tutti i giorni, tutto sempre, e io un po' devo adattarmi, no? E quindi mi fa bene stare con lui. Grazie Giorgio dei commenti, voglio che mi dite anche la vostra. Infatti vi chiedevo, voi siete come me? Volete sempre le cose tutto uguali o siete attenti anche a questo bisogno di varietà? Per cui fino adesso vi ho detto, vi sto raccontando i sei bisogni secondo, in base a quello che dice Tony Robbins, se che l'essere umano ha bisogno. Abbiamo bisogno di sicurezza, varietà e un altro bisogno, importanza. Importanza, voglio essere importante, voglio sentirmi una persona importante. Le madri hanno molto questa necessità, è molto si vede soddisfatta, perché le madri si sentono importanti per i loro figli, ed è così. Io ho bisogno di varietà, Luciana. Grazie Luciana, ecco, vedi, brava, brava, non sei come me. Infatti, ma tutti abbiamo bisogno di varietà, è quello il punto, solo che alcune sono tentate a fare sempre le stesse cose, alcune. Ma quando sai qual è il problema, quando sai quali sono, nessuno è perfetto, ma quando tu conosci te stessa e vai a vedere quali sono i punti in cui devi stare attenta, non andare troppo giù, a non cadere, a non peggiorare, è ok, va bene, nessuno può pretendere di essere perfetta, E quindi ragazzi, anche lì il bisogno di sentirsi importante, per cui nella vita abbiamo bisogno anche di fare delle cose e nella quale ci fa sentire persone importanti, È un nostro bisogno. Infatti quando io faccio qualcosa nel quale mi sento importante, ma pensate anche voi, qualcosa che fai che se ti senti importante e ti dici wow, e ti senti proprio bene, e lì le persone che fanno volontariato, queste azioni del bene, cose bene per l'essere umano, oppure faccio un lavoro in cui so che il mio lavoro è importante per l'umanità, e lì questo mio bisogno viene soddisfatto, questo bisogno dell'importanza.